una partita molto difficile da giocare su un campo molto ostico, dove contro una squadra che ha le stesse nostre esigenze di vincere una partita, di lottare su ogni pallone, di gettare il famoso cuore oltre l'ostacolo. Quindi una partita da questo punto di vista è molto, molto complicata. No, giocherà la squadra che dà più garanzie. Nei turni infrasettimanali noi ci teniamo molto a fare bene, perché in passato non è stato così, almeno sotto la mia gestione. E quindi a una prestazione buona, la gara precedente non abbiamo fatto seguire una prestazione dal punto di vista emotivo così importante nel turno infrasettimanale. Quindi questa considerazione non vuole la classica considerazione sull'aspetto di dire rinforzare quello che è il negativo, no, è soltanto un dato di fatto e ci teniamo tutti per primi ragazzi a sfatarlo. Il carico emotivo non lo misura nessuno, quindi, e poi tantomeno io, è difficile stabilire se sono alle spalle i blackout oppure se sono alle spalle gli atteggiamenti. Una cosa è certa: adesso abbiamo bisogno di una prestazione importante e dobbiamo farla per forza. Quindi non ci sono se e ma, dobbiamo fare una prestazione che abbia grandi contenuti motivazionali. Da Fano a Fano niente, i bilanci si fanno il 5 maggio e niente, il 5 maggio credo che sia, ecco, che noi il 5 maggio dobbiamo tirare le somme di quello che è stata quest'annata. Nel percorso si pensa soltanto di partita in partita, di volta in volta, a quello che è il nostro atteggiamento e la nostra volontà di fare il risultato. Credo che comunque tutti i risultati passano attraverso la volontà di ogni singolo calciatore, dello staff, di ogni singolo componente della società, e di essere propositivi a fare il risultato. Poco passano per altri aspetti.